Innanzitutto parliamo di sport, eh sì, parliamo di motocross, perché siamo stati alla presentazione ufficiale del team Fashion Bike. Gli amici, insomma, del Motoclub Cerbone ci hanno voluti con loro questa bella tenuta Donna Vittoria a San Prisco, in provincia di Caserta, dove si è svolta, insomma, questa festa inaugurale di questo team che sarà impegnato quest'anno anche nel campionato italiano motocross con tanti piloti. Va bene, trasferiamoci quindi a San Prisco, tenuta Donna Vittoria, per questa festa di presentazione del team Fashion Bike. Eh sì, siamo arrivati nella tenuta Donna Vittoria qui a San Prisco, provincia di Caserta, un posto meraviglioso che ospita questa bella festa del team Fashion Bike, e io sono appunto con Tony Cerbone. Ciao Tony. Ciao Lello. Allora, innanzitutto grazie all'ospitalità di questa struttura molto molto bella. Abbiamo visto anche, la stiamo vedendo nelle immagini di Mare di Tone, che diventa anche main sponsor di questo team e che si unisce a tante aziende che tra poco citeremo, che sposano questo nuovo progetto, perché diciamo che poi ogni anno abbiamo nuovi progetti, nuovi piloti, nuovi obiettivi, no? Quest'anno citiamone qualcuno. Sì, è giusto che sia così. Come hai detto tu, tenuta Donna Vittoria si è aggiunta a un pool di sponsor che ormai da anni ci aiutano, ma quest'anno si è aggiunto anche LTS Trasporti, dei fratelli Sorrentino, Caseificio Donnarumma, oltre ai più noti che avevamo anche gli anni passati, tipo Marina Autoline, Airo. Quest'anno ci veste UFO, per la prima volta vestiamo UFO. Don Joy e Motul insieme a TCX sono rimasti sempre i nostri sponsor. E niente, il posto qui è veramente, la location è fantastica, loro sono stati super disponibili con noi e niente, siamo contentissimi. Allora, io prima della presentazione, insomma, ho detto, perché era giusto che, insomma, dirlo, il programma di questo 2017 ovviamente comprende tanti obiettivi, come detto, innanzitutto l'italiano con diversi piloti che quest'anno faranno l'MX1, l'MX2, siamo impegnati con i ragazzi della junior e della senior. Insomma, pensi che tra tutti questi ragazzi chi probabilmente ha qualche potenziale maggiore, chi può venire fuori alla grande in questa stagione, in questo team? Ma sicuramente con il progetto dell'italiano junior che facciamo insieme a Ivan Di Bello della DB School, c'è la speranza che qualche piccolo ragazzo del vivaio possa fare quel definitivo salto di qualità. In questi anni già abbiamo avuto casi come Ciro Tramontana, Antonio Giordano, i fratelli Borozzino, che stanno crescendo sempre di più, e allora la speranza proprio con la scuola di Ivan è proprio quello di far fare il definitivo salto di qualità a questi ragazzini. Ce ne sono tanti che possono ambire anche a risultati importanti all'italiano. Allora, campionato campano, quest'anno un bel programma ricco, 8 gare fino a giugno, tanti contenuti, ci sono piloti che vengono dalle altre regioni. Insomma, è merito anche un po' del team Fashion Bike, no? Che in questi anni, insieme a tanti altri motoclub, altre squadre, hanno saputo costruire e rendere questo campionato di altissimo livello. Sì, sì, ma sicuramente il campionato campano, se guardiamo indietro negli ultimi 5-6 anni, ha fatto uno step in alto importante, sia per qualità di piloti, ma anche gli organizzatori si sono un po' tutti equiparati a uno standard qualitativo molto alto. E a tal proposito penso che Durazzano, per esempio, che la pista dove partiremo col campionato regionale, proprio poco fa ha avuto un cambio di gestione, sta facendo delle migliorie al tracciato, ma Durazzano, come Castel di Sasso, come i ragazzi di Circello che quest'anno hanno fatto bellissime modifiche, un po' tutti i tracciati, c'è il rientro di Olevano sul Tusciano che comunque quest'anno rientra nel campionato regionale, si stanno tutti mettendo in riga per far sì che il livello qualitativo anche delle piste cresca, perché ecco, come hai detto tu, ci sono tanti piloti fuori regione, pugliesi, ma anche piloti dall'Abruzzo, del Lazio, che vengono in Campania a fare la licenza perché sanno che grazie anche a Ultracross, che organizza per gran parte delle piste come promoter, si sa che chi viene in Campania a correre si fanno gare di un certo livello e niente, ci si diverte c'è anche una bella competizione molto alta. È stato anche, insomma, fatto un buon lavoro ad Acerra da questo punto di vista? Sì, sicuramente, quando abbiamo fatto la pista 10 anni fa con Dino Sorrentino, Enzo Frezza, l'obiettivo era proprio questo, far crescere la nostra regione sotto l'aspetto degli impianti, perché gli impianti ce n'erano pochi e soprattutto erano praticamente curati male
nella gestione, nel tutto. Oggi abbiamo una serie di impianti nuovi che sono nati, abbiamo sempre più gestori che capiscono che le piste bisogna trattarle, bisogna tenerle in un certo modo per far sì che il pilota quando va si diverte, sia in sicurezza, e sotto questo aspetto la Campania è cresciuta. Non so se sia stata solo Acerra può essere stata sicuramente una motivazione in più per tante piste, e noi continuiamo a lavorare per far sì che anche noi stessi miglioriamo e diamo una mano anche ad altri, a chi vuole crescere. Sarà sicuramente così. Va bene Tony, grazie per la serata, in bocca al lupo e buon 2017. Crepi, e grazie a te Lello che ci onori sempre della tua presenza, grazie.